Ma non so se in effetti ci stiamo suicidando, non ci stiamo suicidando e chi si stia suicidando, perché i suicidi poi sono anche purtroppo dei gesti individuali e quindi non è un'intera nazione che si suicida, non è tanto facile, insomma. Quindi credo che quello che sta emergendo, che è emerso dal weekend, è una certa normalizzazione in Italia rispetto a quello che è già avvenuto negli altri paesi, ovvero sia. C'è una parte della sinistra più riformista, una parte più radicale, negli altri paesi la parte riformista è la maggioranza e la parte più radicale è la minoranza e il modo in cui si andrà a far stare insieme o separate queste due parti sarà determinato appunto dalle riforme elettorali, da alcune caratteristiche, però questo mi sembra un ordinato svolgimento delle cose, cioè è inutile tentare di dire che non è vero, insomma, tutto ciò. E non credo che questo però rappresenti un suicidio, è una normale dialettica politica di cui bisogna essere rispettosi e non demonizzare nessuna parte che ovviamente difende le sue ragioni. L'importante però è che invece chi è al governo vada avanti con i suoi piani e cerchi di far passare le cose che invece dobbiamo far passare per i figli e per i mercati, diciamo. Io vorrei chiedere al professor Daveri, perché però oggi c'è un'intervista al ministro delle finanze tedesco Schäuble su Corriere della Sera. E il ministro tedesco, diciamo, dà un grosso endorsement, si dice, grosso appoggio alla riforma del lavoro. E invece mette in guardia altre cose. Leggo soltanto un pezzettino perché dice: il mio consiglio, dice Schäuble all'intervistatore che è Paolo Lepri, il mio consiglio è che, ecco, è quello di non basarsi sul principio della speranza, ma più su quello della realtà delle nostre decisioni sulle politiche finanziarie, di bilancio e strutturali. Questo lo dice a proposito delle speranze di recupero dell'evasione, perché c'è una norma. Un piano internazionale contro l'evasione fiscale al quale la Germania teneva molto e che è passato finalmente dopo un intenso lavorio diplomatico, però dice attenzione, l'Italia non si, insomma, si aspetta dei soldi, ma attenzione a quantificare. Però dice, per questa ragione penso che il percorso che il governo Renzi sta compiendo con la riforma strutturale della legislazione del mercato del lavoro sia decisivo per far avanzare l'Italia. Quindi dall'esterno continua a arrivare tutto questo appoggio, malgrado anche l'indeterminatezza di cui parlava Polito. Perché è così importante? Perché danno importanza soprattutto a questo tema? Ma perché la riforma del lavoro di per sé non crea nuovi posti di lavoro come tale, però nel caso in cui, come auspichiamo, ritorni il credito, i fatturati ripartano, a quel punto avere una riforma del lavoro, aver approvato una riforma del lavoro che consenta di creare posti di lavoro a tempo indeterminato, quindi che li faciliti anche grazie alle misure contenute nella legge di stabilità, contribuisce a rafforzare le gambe della ripresa, nel senso che quando una persona ha un lavoro a tempo indeterminato può andare a farsi dare un mutuo, può pensare di farsi una famiglia più facilmente e così, insomma, e così via. E quindi questo credo che sia il punto importante, cioè occorre una riforma del lavoro perché quando arriva la ripresa, o il Jobs Act, insomma, con le caratteristiche che dovrebbero essere doverosamente precisate, perché quando arrivi la ripresa, questa ripresa non sia una cosa da un trimestre o due trimestri, ma che duri nel tempo, perché è questo di cui ha bisogno l'Italia per ripagare il debito, ma anche per ritornare a far crescere il reddito pro capite. Ed è un appoggio di questo tipo, è un dato politico, insomma, rilevante secondo lei nella definizione in una certa direzione della delega del lavoro? Ma non so se quello di Schäuble è veramente un appoggio o è un paletto messo sulla strada del governo italiano. Propenderei più per la seconda ipotesi. La preoccupazione della Germania è che forse ancora oggi nella legge di stabilità sono indicate delle poste come possibili entrate che sono difficili da quantificare. Quelle sull'evasione fiscale sono sempre delle cose che non Quindi hanno una quantificazione precisa, quindi insomma lui in usa il realtà bastone e la carota. conta più quella parte lì, attenzione, perché in effetti nell'intervista un paio di volte do un consiglio all'Italia, non considerate
non fondate tutto sulla speranza del rientro dall'evasione, quindi lei dice vale più quella parte, il lavoro è messo come incoraggiamento. Allora, professor Daveri, vorrei chiedere anche a lei se ha una... se le interessa, le va di commentare il discorso del sistema di potere adesso, al di là del toscano no, però insomma c'è un cambiamento, naturalmente è un nuovo leader, è una leadership che si deve affermare, quindi che come si va, qual è il suo giudizio, se vede insomma se c'è un suo giudizio su come questa sostituzione si va verificando. E l'altra cosa appunto è stress test, banche, perché è importante, insomma, che cosa significa? Ma, mi sembra, cominciando dal primo punto, fin dall'inizio mi sembra che il Premier Matteo Renzi voglia liberarsi della ragnatela dei mandarini, questo nell'ambito della pubblica amministrazione, e lì sicuramente ha immesso persone che sono di sua fiducia, non di provenienza dei ministeri, ha rotto degli equilibri esistenti. Può essere che qualche ritardo nella sua azione di governo iniziale sia stato però anche imputabile a questo, perché di fatto le procedure per far passare i decreti legge, che cosa scrivere e che cosa non scrivere, è una specie di segreto che viene custodito gelosamente dai dirigenti dei ministeri che sono sempre stati lì da anni e da decenni. Una battaglia che mi sembra che Renzi stia facendo è in questo senso: il costo da pagare è l'inesperienza dei nuovi, che però dovrebbero provare poi sul campo di essere meglio invece dei mandarini o dei dinosauri che erano lì da tanto tempo. Qui però questo parliamo vale anche... di aziende pubbliche, qui parliamo dei manager delle aziende pubbliche. Certo, ma questo insomma si può estendere anche alla situazione delle aziende pubbliche, nel senso che non è che nelle aziende pubbliche ci fossero in precedenza così delle persone che erano state scelte necessariamente per la loro competenza specchiata, erano state scelte secondo criteri che dipendono dal fatto che in Italia il misto pubblico-privato è molto più spinto che non in altri paesi, e quindi presenta aspetti di commistione degli interessi opachi che vengono difesi e che magari in altri paesi invece sono stati magari superati da tempo, perché ci sono state fatte delle privatizzazioni a più ampio spettro e che hanno portato a una gestione più trasparente, nel senso di capire meglio quali sono gli interessi in campo e quali sono... e chi difende che cosa, insomma, da questo punto di vista. Venendo all'aspetto delle banche, invece, quello che è avvenuto, mi sembra, è che i mercati stanno testimoniando questa mattina, è che la BCE e l'operazione della BCE di questi mesi è stata promossa dai mercati, perché i mercati stanno andando su oggi. Questo non era scontato, perché già nel 2011 erano stati fatti degli stress test che i mercati finanziari non hanno preso sul serio, perché la conclusione di quegli stress test era stata una specie di pacca sulla spalla nei confronti delle banche europee, dicendo andate avanti così che tanto le cose più o meno vanno bene. Stavolta ci sono state delle bocciature anche eccellenti e anche soprattutto in Italia, prima di tutto il Monte dei Paschi di Siena. Qui sicuramente si paga il fatto che in Italia l'intervento pubblico a sostegno delle banche è stato molto marginale, mi pare nell'ordine di 4 miliardi di euro nel mezzo della crisi, mentre in Spagna ne sono arrivati 60 miliardi. Cioè, se si fosse privatizzato, nazionalizzato il Monte dei Paschi di Siena temporaneamente, quando è venuto fuori il bubbone, forse non avremmo avuto oggi questo problema. D'altronde il problema di rimettere in piedi una banca che ha avuto la tempesta che ha avuto viene oggi registrato dai mercati, che alla fin fine, posti di fronte alla scelta compro o vendo le azioni del Monte dei Paschi di Siena, oggi stanno decidendo massicciamente di vendere, esprimono sfiducia sulla possibilità di ricapitalizzare oggi la banca così come è. C'è anche qualche aspetto di ingiustizia in questo, però dall'altro lato va considerato il fatto che poi alla fin fine contano gli investitori, e quindi bisognerà fare qualcosa per cercare di vedere come dice... Quando si dice fare qualcosa, che vuol dire? Potrebbe arrivare a questo punto una rinazionalizzazione, per esempio? No. Penso a fusioni, acquisizioni, insomma una ricomposizione della compagine azionaria, un Monte dei Paschi di Siena che possa essere così rilevato, o comunque che si fonda con altri istituti
italiani o anche non italiani, io non lo escluderei, ecco. Però questa è la strada verso cui si va oggi. Il problema della nazionalizzazione si poneva ieri, quando sono stati dati i Monti Bond, che sono stati molto costosi per la banca da restituire e quindi che hanno reso più difficile passare gli stress test adesso.